raga, oggi vi faccio godere aglio, olio e peperoncino, spaghettone bello cremoso. Voi dite, vabbè, ma che ci vuole a fare spaghetto? Come che ci vuole? Vedete come lo faccio io e poi mi dite se l'avete fatto così mai. Allora, come prima cosa andiamo a mettere lo spaghetto dentro all'acqua, ok? Questo perché? Perché ci vorrà più tempo per preparare la pasta che per fare la salsa. Adesso seguitemi bene perché vi sto a svelare il segreto per ottenere un grande spaghetto aglio e olio. Quindi l'olio deve essere abbondante, così come l'aglio, perché aglio e olio e peperoncino ovviamente. Il peperoncino ci metto un po' più in là che prende lo sfrigolio. Eccolo qua, vedete, ha iniziato a sfrigolare, quindi vado a mettere il peperoncino. Questo picca, raga, quindi dipende che peperoncini ci avete voi e quanto vi piace piccante. A me mi piace piccante, ma non sono messicano, non sono pakistano, quindi questa è bella piccante, fidatevi. Famo soffriggere tutto quanto insieme fino a che non inizia a dorarsi l'aglio. L'aglio se deve dorare, non deve diventare bruciato, eh. Ora adesso passaggio importante, la pasta si è piegata e la risottiamo insieme alla salsa. Fate attenzione a sta fase qua, eh. Deve essere risottata bene. Vedi? Questa mo è piegata, ma è cruda, ovviamente. Quindi ci andiamo a mettere 2 mestoli di acqua di cottura. Perlomeno iniziamo con 2 mestoli. Fuoco alto e si fa cucinare tutto quanto insieme. Esce da paura. Mentre che la risottate, girate, girate, girate. Usate un ottimo tipo di pasta, mi raccomando, quello mi raccomando sempre, raga, perché deve essere ricca di amido, deve rilasciare l'amido, che è quella sostanza che ci va a fare un piatto cremoso, un piatto della Madonna, pure che fosse aglio e olio e peperoncino. Allora adesso vedete sotto che crema che si è creata. L'aglio, olio e peperoncino deve essere cremoso, se no avete fatto male e dovete ricominciare. Non è pasta unta con l'olio, è condita con l'olio. Quindi famo ancora a fiamma alta. Ok, ci siamo. Si spegne. Guardate qua che è uscito fuori. State entrando? State entrando nel piatto? Guardate qua che robetta. Guardate che robetta. Che è? Questa è una crema, oh. Adesso si lascia riposare a fiamma spenta, così. Guarda che cremetta, mamma mia, raga, ma che po' che altro. Guardate qua che cremetta. A fiamma solo spenta, io vado a mettere un po' di prezzemolo, lo so, non ci andrebbe perché aglio, olio e peperoncino, ma a me il prezzemolo non ci piace, quindi a fiamma spenta, senza averla fatta soffriggere, non le sa. Eccoci qua. Eccolo qua. Guarda che piattino. Mamma mia, oh. Raga, preparatevi per godimento, perché questo è un piatto della Madonna. Vieni. Questo è un piatto che più cremoso non si può. Dice aglio e olio, non è cremoso. Non è cremoso senza capace a farlo, Gigio Bello. Vieni, beccate questa, va. Guardate qua. Oh, e che è sto godimento? Ma che è sto godimento? Raga, non si deve più toccare. Ma vi dico solo che sembra di essere a mangiare uno spaghetto che vongole, per quanto è cremoso. Guarda qua, guarda qua, uno bello qua in mezzo, ci mettete le vongole, chiudete l'occhio e dici, ma io mi sto a mangiare pesce. È da paura, è da paura, ragazzi. Oggi mi fate compagnia, eh? C'ho pure il pupazzetto di mio figlio qua. Mi fate compagnia a mangiare, mamma mia. Piccante, cremoso, al dente. Guardate qua, così si mangia la yoyo. Vi dovete sporcare la bocca, se no che state a fare. Oddio mio, lascia perdere, eh. Fatta a mangiare il sushi, eh.